Dunque, io ho ascoltato quello che ha fatto Milo. Sì, ho avuto un po' di dubbi quando, dopo averglielo mandato, un attimo di riflessione, però comunque voglio sentire prima cosa mi dice lei. Allora, è molto interessante quello che hai fatto, c'è molta materia di riflessione. Ok, positiva o negativa? Cose non sono così semplici, non sono positivo o negativo. Adesso vediamo un attimo. Aspettate. No, sicuramente positiva perché hai fatto qualcosa. E quindi questo è sempre positivo, qualsiasi cosa. Cioè, il problema è che qui le cose si imparano facendo, non si Beh, imparano certo. senza. Ma il lavoro è sempre il canone di qualche Sì, settimana sì, fa. sì. Sì, è sempre il canone perché appunto non siete andati avanti, poi non siamo andati avanti. L'altra volta abbiamo fatto un po' di lavoro che continueremo a fare questa volta Quello sul drone, sul tema Sì, sul drone. allora vediamo un po'. 21 20 21 02, questo era 15 mi pare. Ok, questo era quello dell'altra volta e adesso facciamo partire questo. Dunque, una cosa che volevo chiederti. Sì. Aspetta. Aspetta. Adesso se riesco a farlo partire. Lo condivido. Vabbè, tanto per cominciare è stereo, ma non so perché, avevamo detto che lo volevamo Ah, è vero, ho fatto stereo, no? mono. Beh, è un doppio, in Ricordo. realtà è un doppio mono, non è Sì, è doppio veramente mono. stereo, però va bene, non importa. È doppia uscita, ho sbagliato. Mi sono scordato questa cosa di stiamo. Ma non stai condividendo, maestro? No, adesso arrivo. Eccolo qua. Ok, poi non capisco perché c'hai 2 secondi di pausa all'inizio, ma va bene. Ma perché l'ho registrato con un programma di registrazione, quindi lo devo far partire. Sono riuscito a... Scusa, fammi capire, come è fatto questo? Come l'hai fatto? Come l'hai realizzato? L'ho realizzato con C-Sound. Ma C-Sound già ti crea il file, che bisogno c'hai di registrarlo? E gli volevo mandare il file audio, cioè lo volevo mandare il file audio. Già lo crea C-Sound. C-Sound, cioè tu C-Sound l'hai sempre usato dal vivo, cioè che fa le cose dal vivo? Eh sì. Ma C-Sound di suo in realtà ti crea un file. Il fatto che lo faccia dal vivo è una delle ultime trovate, perché adesso i Ah, computer ok. sono diventati molto veloci, ma vabbè, comunque, ok, dopo vediamo bene questi sono dettagli tecnici stupidi. Adesso Va bene, sì. ragioniamo Sul pezzo. sul pezzo. Adesso lo ascoltiamo, penso che si dovrebbe sentire. Aspetta un attimo, fammi vedere. Dunque, io sto col jack mixer e devo. Sì, mi pare che ci siamo. Prego.
gli strumenti utilizzati sono abbastanza semplici, cioè alla fine il pezzo era quello di creare la struttura con una scala, con quarti di tono, eccetera, quindi non ho voluto utilizzare strumenti diversi o diciamo troppo complesso. Sì, sono Mentre tutte sinusoidi, no? sì, sono sinusoidi, esatto. Ok, vediamo. Lo sentite? Allora, ci sono tutta una serie di cose da capire. Per esempio, gli inviluppi sono... Allora, il pezzo, come puoi sentire anche te, insomma, è abbastanza, come potrei dire, per usare una parola romana, moscio, no? No, non è molto... Ok, secondo me questo è molto legato all'inviluppo. L'inviluppo è troppo semplice, troppo, no? Sembra come una cosa che si sgonfia e si gonfia, si vede persino così, no? Sì, non ho accorto. Adesso se guardiamo un attimo, perché forse dallo spettrogramma si vede meglio. No, non veramente. Comunque, quindi questo è un primo elemento. Forse se appunto fossero dei suoni, per esempio, più percussivi, come se fossero delle campanelle, Beh, sì, certo. Ecco, si percepirebbero anche meglio gli attacchi del... Perché una cosa che non si percepisce tanto, si percepisce che c'è un collegamento tra le cose, però non si percepisce tanto Un'andatura, forse. Sì, no, no, il canone non si percepisce in Il particolare. canone, Cioè, ok. Sì, devo fare. adesso mi spiegherai come lo hai considerato, come lo hai Sì. fatto, perché voglio dire, che mi mandate diciamo, il prodotto finito, sì, ovviamente mi interessa, ma la cosa che... Mi interessa di più è capire come ci avete ragionato sopra, capito? Quindi tutti gli aspetti costruttivi, cioè come è fatta l'orchestra, come è fatta la partitura e così via. Ok, io ho voluto fare la cosa più semplice del mondo per quanto riguarda gli strumenti. L'inviluppo forse sbagliato l'ho fatto con un attacco un po' troppo lento, ma perché dava fastidio, faceva rumore, quindi mi dava un po' fastidio, mi volevo mettere un inviluppo un po' più lento. Sì, ma lì bisogna stare attenti perché, per esempio, allora, se tu fai un inviluppo che ha zero rise time, no? Cioè sale immediatamente all'ampiezza voluta, questo genera una discontinuità, cioè passa da zero a un valore immediato, senza interpolazione. Ed è rumoroso, Sì. Sì, ok? da Ma rumore di attacco. se l'inviluppo, perché guarda, prendiamo solo questo passaggio qua. Allora, adesso guarda quanti campioni, cioè questo è solo, ne prendiamo solo una parte, solo una Sì. piccolissima parte, un quinto di questo. E ancora non vediamo i campioni, quindi cioè sono migliaia di campioni. Guarda, ancora non li stiamo vedendo. Eccoli. Ora, la verità è che vedi, cioè qua
ci passano, ti posso anche dire quanti sono, cioè per esempio qua facciamo start and length of selection e facciamolo in samples, cioè ci passano 13.520 campioni. Ora, in realtà, per non sentire il click, bastano una decina di campioni e ti fanno un attacco molto molto veloce. Capito? Ti Sì. fanno quello che generalmente è un ting, capito? Cioè un attacco percussivo, è un attacco non da zero campioni, ma da una decina di campioni. Ok? Decina, anche 50, non sono una cosa, capisci? Questi sono No, 13.000. sì, ho messo veramente, veramente lungo, me ne sono accorto adesso, sì. Cioè, Sì, pensavo no, fosse... il punto è che su una cosa del genere, no, che un attacco lento, non so se voi avete mai sentito per esempio i pezzi di Mozart per glass armonica, cioè No. nonostante sia Mozart, a me generano, eh? Lì c'erano appunto un attacco lento perché la glassa La armonica glass risulta. armonica è forse lo strumento naturale che ha l'attacco più lento. A me mi fanno venire sonno istantaneamente, nel senso che nonostante siano bellissimi, ma è proprio il timbro che è terribilmente... cioè il punto importante, qua dobbiamo sempre ragionare in termini come dire, di novità e ridondanza. Quando fate un attacco lento è come se appunto stesse facendo arrivare qualcosa da lontano, dicendo guarda che sta arrivando, guarda che sta arrivando, no? Certo, sì. Ed è estremamente no, diciamo che no, non sto dicendo che non bisogna usarli, però No, posso dire che in una circostanza del genere, dove magari devi fare un cambio, dove le voci devono essere più, diciamo, in risalto, specie per le note un po' più veloci, e un attacco lento, diciamo, non è proprio ideale, sì, no, non è in questo modo. l'ideale perché soprattutto perché non fa risaltare le voci, cioè Esatto. E non infatti fa quello volevo dire risaltare anch'io. le note singole e quindi e infatti io non lo so, io il canone qui non lo sento, cioè se mi spieghi com'è fatto il canone magari provo a concentrarmi, ma se no non riesco a percepirlo. Cioè qui Allora, tu c'è il c'hai... canone. dimmi. Sì? No, il No. canone ha tre voci dove ogni voce attacca 0,8 secondi dall'altra ed è tutto calcolato su dissonanze e assonanze. Il problema è che magari si sentono poco appunto a causa di un attacco anche rilascio che è abbastanza lento e quindi Certo. un pochino si impasta. Però comunque sono comunque tre voci con le stesse identiche, che fanno le stesse frequenze, soltanto con una distanza di 0,8 secondi. Cioè le Quindi voci vabbè, sono staccate di 0,8 0,8 secondi? Aspetta secondi. un attimo. Quindi... Aspetta, questo è uno. No, questo cosa sto guardando qua? In Sì. Ovviamente dopo secondi. 0,8 entra la seconda voce e dopo 1,6 entra la terza. Ma qui sopra io sto vedendo i secondi, no? Aspetta un attimo. Quindi, diciamo che se io parto da qua, che sto a 2 secondi, 1,90 diciamo. No, ma non capisco perché questo me lo fa. Perché questo mi dovrebbe segnare. Aspetta un attimo, fammi vedere. Fammelo in così più millisecondi. Allora, questo è giusto. Ok, quindi a 1,7 io dovrei avere la seconda voce.
quando ci sono, diciamo, dei secondi di silenzio, No, no, io comunque. sto calcolando da dove parte la voce. La voce parte sostanzialmente qua. Se da 1,9 a 2,7 sì, bisogna avere la seconda voce, cioè la seconda voce. Da 3,5 c'è la terza. Quindi 2, 4, 2, 5, 2, 6. Ah, beh, sì, ed è questa. Questa è la Sì. seconda Esatto. voce. Però, scusa, e questa ha una pausa, questa, la prima voce? Sì, ha una piccola pausa di, mi pare, 0,3 secondi. Ah, quindi, a 3 secondi qui dovrebbe entrare Esatto, la dovrebbe seconda, entrare. cioè c'è la prima voce di nuovo, mentre qua ha Esatto. attaccato la seconda. Aspetta un attimo. Eccolo. Ok, ho Si sente, si capito. sente. Sì, però la seconda voce attacca a un metronomo radicalmente più veloce, o no? No, è lo stesso, è lo stesso. Lo La stesso distanza metro. è sempre 0,8 Ah, ma secondi. siccome sono sfalsate di. Ok, ho capito. Cioè, Sì, c'è sono un sfalsate. gioco tra le due voci, sì. Esatto. Poi anche con la terza, quando ritorna la terza, praticamente io volevo fare un pezzo che fosse appunto come un canone. Ma invece che pensarlo proprio con un metronomo preciso, pensarlo con i secondi, in questo caso diciamo decimi di secondo, e quindi l'ho fatto entrare esattamente 0,8 la seconda e a 1,6 la terza, che facessero la stessa identica cosa e quindi creassero un'armonia dissonante o assonante che poi succede durante la melodia, Sì. con quella distanza di secondi dalla prima. Sì, in realtà questo gioco non si. Cioè, perché c'è quello che si chiama il ritmo composto, cioè la combinazione di tutte le cose ritmiche, che in realtà suona come se ci fosse una moltiplicazione. Infatti, questa era una cosa di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, cioè Sì, me lo ricordo. il punto è che se tu, diciamo, la melodia del canone va pensata in maniera che, sovrapponendo le melodie, a fronte di una melodia lenta, perché qua veramente non si percepisce. Non si percepiscono, cioè si percepiscono la molteplicità delle voci, ma non è così chiara. Ok. Ecco, qua c'è una cosa strana, che c'è tutta una cosa. Ecco. Qua c'è una cosa discendente che si percepisce molto bene, come se fosse cromatica in questo punto. Qui cosa Volevo fare una specie succede? di cromatismo. Dov'è? No, qua, sì, in questo punto. Sì, No, c'è qui. una piccola scala cromatica con quarti di tono che scende fino alla fondamentale. Ed è ripetuta 3 volte dalle 3 voci. Infatti si crea questo gioco di dissonanze tra quarti di tono che mi piaceva, interessante. Ok, c'è un altro aspetto interessante di questa cosa, cioè è interessante perché non funziona tanto bene e fa riflettere. No, no, ma voi dovete capire che quando parliamo di queste cose, cioè parliamo per imparare, Beh, certo. non è. Scusate, c'è un aereo che sta passando, non so se lo sentite, Sì, rumorosissimo. non si sente bene. Allora. La questione è che, vabbè, ti avevo spinto io in questa direzione, cioè di fare una scala. Hai usato quella che avevamo fatto? Una specie, sì. Diciamo che sto partito dalla nota che avevamo deciso, però le frequenze non sono proprio le stesse. E come sono scelte? Cioè, Le scelte. spiega la logica con cui hai fatto costruito Allora, questa sono segmentazione. andato un po', dato che volevo fare delle frequenze che andassero bene tra di loro, sono andato anche un po' a orecchio, ho scelto le frequenze in base a
come ci sta dalla frequenza principale, non so se è giusto o sbagliato, io ho voluto fare in questo modo qua, e sento la frequenza principale e poi cerco il quarto di, no, il quarto di tono e vedo com'è e scelgo quella frequenza lì, poi vado avanti, vado sul semitono, poi vado sul tono, così facendo, ho voluto fare in questo modo qua. E cosa succede in una cosa del genere? Cioè, quali hai scelto poi alla fine? Di frequenze? Questo è un gioco molto pericoloso. Ok. Si rischia di fare quello che ha fatto anche Leonardo, cioè di muoversi sulla base di quello che può essere un aspetto percettivo che però è locale al momento in cui scegli la frequenza, ma poi la metti dentro un pezzo e sta cosa non è detto che funzioni. Funziona, certo. Ma infatti ci ho pensato più volte a che frequenze mettere. Poi ho fatto un po' di prove, ho visto un attimo. Intanto perché io volevo scindere proprio dal punto di vista musicale da quello che era la scala temperata, che poi è stato il blocco che ho avuto maggiormente. Quindi Sì. prima di vederlo Mari in maniera grafica, in maniera teorica, io volevo proprio sentirla, la scala Mari, una scala non tonale, proprio uscire fuori dagli schemi prima con l'orecchio per poi scriverci sopra qualcosa, capito? Quindi ho Ma fatto un uscire fuori con po' di... l'orecchio è molto più difficile, è molto più semplice calcolarne una, magari a caso, ok? Sì. E poi ascoltarla, però Ok. ascoltarla pure lì è un problema perché l'ascolti in quale contesto, capisci? Sì. La fai tutta una nota dietro l'altra oppure no? E invece la cosa è scollarsi dall'idea che suona bene, suona male, Ok. ok? E no, anche per imparare a capire al pensiero se suona bene o suona male, capisci? Cioè, Sì. per esempio, per dire, ad ogni modo, le scale che hai scelto, quante note, cioè, com'era la suddivisione rispetto alle suddivisioni che abbiamo fatto? Era una suddivisione per ottava o usciva fuori dall'ottava? O No, era per stava ottava, era per ottava. dentro? Restava dentro l'ottava, diciamo. Ok, quindi si replicava ogni ottava. No. E all'interno quali erano le frequenze scelte? Cioè, alla fine, ok, l'hai fatto a orecchio, ma alla fine Ok. che cosa hai scelto? Cioè, qual è stato il metodo di scelta, diciamo, delle No, frequenze? ma anche ammettendo che il metodo di scelta ho ascoltato, queste erano quelle che mi piacevano, ma quelle che ti Ok. piacevano, che caratteristiche avevano, che note erano, che frequenze erano? Allora, io ho ragionato partendo da una fondamentale, che in questo caso era il Sì, Do al va 260, bene, e e poi da lì quello ci ho va bene. costruito delle note che fossero comunque fuori dalla tonalità che conosciamo, Sì. e cercando però di riuscire a creare una logica dietro al Do 260, 260, quindi magari anche metterci, che ne so, per noi che una scala tonale, magari un fa diesis su una scala di Do stona, e cercare di creare una specie di modulazione sulla scala con qualsiasi tipo di nota o di frequenza che avessi dentro a una scala con la fondamentale Do. Quindi non mi sono fatto problemi su alterazioni, quarti di tono, eccetera. No, ma Ho quello non è il soltanto... problema, ma il problema è come Ok. scegli, cioè, sai, queste cose della stonatura, della dissonanza, eccetera, eccetera, sono roba ormai, cioè, non esistono più. Il punto è, però, appunto, che cosa fai? Scegli una frequenza che sta 11 ottavi sotto, 11 ottavi sopra, cioè il fa diesis per dire, il fa diesis naturale. È 11 ottavi che tra l'altro incidentalmente è diverso dal sol bemolle, cioè se tu vai sul sol bemolle sotto, beh, appunto, tu sei un violinista, lo sai bene come Sì, queste cose sì, sì. sono molto diverse. Però quello che ti voglio dire è questo, diciamo, sostanzialmente costruisce delle scale naturali, no? Ok. Sì. Quindi sono basate su, diciamo, rapporti
razionali, semplici. Avevamo visto che si possono fare cose più, perché appunto queste scale naturali non si muovono bene andando sopra e sotto, nel senso che sono diverse, quindi bisogna aggiustare. Che era quello che si era fatto una volta creando il sistema temperato. Ma di temperamenti se ne possono fare quanti se ne vuole, insomma, avete visto che basta cambiare il punto di vista e cambia tutto. Allora, qui capite che ci sono delle considerazioni da fare. Per esempio, una cosa che risalta molto in questo pezzo sono gli intervalli, sono i salti di intervalli ampi, no? Perché, mentre invece, per esempio, i salti di intervalli piccoli passano meglio, diciamo, sono meno, hanno meno impatto. Allora, è chiaro che, come spesso, peraltro come si fa nell'armonia, cioè nel contrappunto tonale, insomma, proprio quello tonale, quando comincia un canone o quando comincia una fuga, quando comincia questo tipo di costruzioni, è lì che si giocano gli intervalli ampi. Dopo, quando entra una seconda voce, una terza voce, eccetera, eccetera, allora la prima voce assume degli intervalli più piccoli, ok? Che diventano più, diciamo, delle note di passaggio e così via. Questo perché, diciamo che il contenuto informativo di un intervallo ampio è più grande, diciamo, è meno scontato per esempio, di una scala discendente o ascendente. Non significa che non ci sta bene, ma ci sta bene in una certa situazione, cioè ci sta bene una volta che voi, diciamo, avete esposto un tema, anche perché sul tema, e in effetti questo è quello che tu fai, mi pare, perché se sentiamo le prime note, no, non veramente, tu fai na, ta, na, na. Sì, che non è così, ma ecco, allora, secondo me un altro problema per cui non si sente tanto il canone è che, allora, nel canone, appunto, come abbiamo detto, ritmicamente conviene, diciamo, è buona regola fare delle note lente all'inizio e delle note più veloci quando entra l'altra voce con le note lente, perché altrimenti si confonde tutto. Io qua non lo sento, cioè adesso che me lo fai sentire lo sento l'entrata della seconda voce, ma vedi, tu fai una prima voce che ha due note lente e poi subito una sequenza rapida, mentre sta entrando la seconda voce, e questo sì, in qualche modo, no, in realtà ci starebbe, soltanto che appunto oblitera un po' l'entrata della seconda voce. Forse la La seconda seconda. voce deve stare più lontana dal punto di vista intervallico. Cioè, insomma, tutta questa cosa è fatta per dire che
il canone si potrebbe sentire meglio. Sì, lo so. Diciamo che è stata forse una scelta mia sbagliata perché io volevo fare che come canone le voci si intrecciassero sulle parti veloci, come poi accade, perché comunque nelle parti veloci si sente abbastanza il canone, non mi dispiace, e facessero armonia sulle parti lente, quindi quando rallenta la prima voce piano piano rallentano anche le altre e fanno un tappeto. Però il problema è che si sono accavallate forse un po' troppo e poi alla fine non si distingue, quello è vero. Allora, per fare una cosa del genere bisogna che le voci siano distanti dal punto di vista del registro. Ok, sì, infatti. Cioè, stiano tipo un'ottava o anche più di un'ottava più lontane. No? Sì. Intervalli piccoli non rendono bene l'idea, per non Orrendo. parlare degli unisoni. Io ci avevo pensato, però volevo rimanere comunque con tutte e tre le voci sulla stessa ottava proprio. Forse Lo so, ma ho complicato la sì, vita da solo. ti sei complicato la vita da solo. Sì. Vabbè, appunto, queste cose servono per imparare. Dunque, fammi capire, lo score di C-Sound l'hai costruito tutto a manina? Non Sì. hai usato niente per scriverlo. Ok. E quindi è stato Ma un secondo bello. per secondo, frequenza per frequenza, insomma. Ho capito, ma sarà stato un bel lavoro, immagino. Vabbè, una volta che capisci più o meno come strutturarlo, in realtà è solo lavoro di scrittura. Poi alla Beh, fine che non è tutto regge. poco, perché per ogni nota ti scrivi una riga di roba, eccetera, Beh sì, certo. eccetera. Stavo un po' lungo sì, quello. Ok. Bene, va bene, questo mi pare che. Dunque, no, volevo sentire cosa ne pensa Leonardo, nel senso che al di là del mi piace o non mi piace, Allora, voglio capire, perché Leonardo Sisto. Leonardo dall'altra volta avevamo tirato fuori un problema abbastanza rilevante. Tornando al suo discorso del non si sente il canone, sì, è vero, non si sente il canone, ma dopo che si presta attenzione a quello che dice Milo delle voci, eccetera, eccetera, qualcosa si percepisce. Poi intanto sì, sento che non è una scala cromatica, al contrario del mio che ancora aveva quel sapore di scala cromatica, se si può dire così, quel sentore di. Beh, il tuo era proprio, c'aveva anche dei ritorni tonali, cioè, Sì, aveva, il mio era però che erano proprio. legati proprio, sì, a una scala temperata, questo è il problema. Sì, aveva un sentore di cioè, tra appunto sì, una società, il mio che questo qua non ha. Sì, adesso il punto è questo. Capite che anche nella scelta degli intervalli è chiaro che, per esempio, se uno sceglie degli intervalli, se uno sceglie molti intervalli, facciamo conto, diciamo molti intervalli per ottava, no? Diciamo la tendenza sono che posso dire, sono più digeribili, intervalli vicini piuttosto che intervalli lontani, no? Cioè salti, cioè sono più digeribili le note di passaggio piuttosto che. Ora, per esempio, una cosa che non abbiamo, che l'altra volta non abbiamo considerato, è l'ipotesi di dire, io prendo, l'altra volta abbiamo fatto l'ipotesi di una serie di note che abbiamo chiamato note centrali, no? Con intorno delle appoggiature armonico-melodiche. Io pensavo tanto a quello, infatti, a quella struttura lì. Ecco, questa è una possibilità, però per esempio se ne può fare un'altra aspettate che vi. Ecco,
propongo un altro, ma queste sono idee così, eh? Una vale l'altra, non è che c'è un'idea che è migliore di un'altra, è solo per adesso vi condivido, aspetta, mo ce la faremo, sì, aspetta che condivido. Allora, se io prendo lo spazio delle frequenze sempre e mettiamo conto, vabbè, prendo questo è l'asse delle frequenze, ok? Quindi queste sono le mie frequenze. Adesso qui mettiamo il nostro riferimento che è Do. Io vi esorto a non usare il rapporto di ottava, perché il rapporto di ottava certo è un enorme attrattore, qui c'è una tensione enorme ad arrivare a questo Do qua, però non è detto che dobbiate, allora, questo facciamo conto che è il Do 3 e questo è il Do 4. Poi più in qua, naturalmente queste vanno all'infinito di qua e di qua. Ora, mettiamo conto che l'ottava la dividiamo in parti uguali e possono essere anche parti uguali temperate, per esempio 5 parti. Quindi quello che voglio dirvi è che non è veramente importante. Non c'è nulla in cui si può dire è meglio questo piuttosto che quest'altro ancora. Cioè, queste sono caratteristiche costruttive, ok? Ora, una cosa che si può fare è decidere, per esempio, che ne so, tra allora, questi sono i cosiddetti toni centrali, quelli che noi consideriamo centrali, quindi per esempio lì, questi lì, li sottolineiamo come tali, naturalmente anche i Do sono toni centrali. E poi vi costruite un sistema di note di passaggio. Allora, questi sono toni centrali. Aspetta. Allora, per esempio, possiamo decidere di mettercene quanti ce ne pare, quindi ne vuoi mettere 7? Tra questo intervallo qua e questo intervallo qua ne vuoi mettere 7? Ne mettiamo 7, vediamo se riusciamo a farli. Qui bisogna dividere in 2 questo spazio qua e poi in 3 questo e in 3 questo. Sono 7? Ok. Il punto è che queste note qua sono note di passaggio, cioè non potete, diciamo non potete, poi, cioè se le considerate note di passaggio, aspetta, no, non voglio questo, voglio un colore un po' più così, queste note qua sono note di passaggio e poi potete decidere di farne diverse a seconda degli intervalli. Per esempio, ci potrebbe anche essere una logica, cioè le note di passaggio qui ai bordi sono tante, per esempio facciamo 7, ma possono essere
no? Perché quindi qua e qua sono tante, però al centro sono poche, no? E qui in mezzo sono una via di mezzo, no? Capite? Sapreste costruirlo un sistema così. Naturalmente il punto qual è? È che le note di passaggio, adesso qua entriamo in un discorso ritmico che così ci unisce a quello che volevo fare oggi. Le note di passaggio non potete usarle sui tempi forti. Quando io dico non potete, non è che c'è un divieto divino. È che se le considerate note di passaggio significa che le volete usare nei tempi deboli, le volete usare appunto come note di passaggio. Per capirci, mettiamo conto, adesso entriamo nel vivo della lezione anche di oggi. Mettiamo conto che abbiamo un ritmo di questo tipo, che poi adesso, aspetta, scusatemi. Mettiamo conto che abbiamo un ritmo di questo tipo. Tac, tac, tac. E poi. Poi tac di nuovo, ok? Ta 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 ta. Allora, questo qua è il cosiddetto tempo forte. Questa è una figura giusto. Allora, questa qua è una figura che diciamo secondo la metrica greca delle poesie è un trocheo, no? Qua c'è un battere e un levare. Il tempo forte è su questa nota qua. Naturalmente queste cose si possono anche contraddire, si può fare un sacco di cose, però diciamo, facciamo la cosa più semplice possibile. Questo un battere e un levare. Allora, voi sapete che, insomma, se avete un ritmo di questo tipo, e la sto mettendo giù semplice, questa nota qua deve essere una di queste note qua, mentre queste note qua possono essere delle note di passaggio. Capite? Queste vanno con queste e le note sul battere vanno. Sono più. Ok? È chiaro il concetto? Ditemi sì o no, non vi Sì. vedo. Cioè, quindi voglio dire, potete fare un sistema scalare che si basa su note centrali e note, diciamo, se volete fare una cosa gerarchica, note più importanti. Frequenze più importanti e frequenze meno importanti. Sono le frequenze che vi permettono di andare da una all'altra. Naturalmente non è che ogni cosa qui, per esempio, qua ogni cosa vi fa fare, cioè dovete fare tutta questa scala. Qui ci avete due note, usate, che ne so, questa e questa, ok?
cioè usate delle note che ritenete opportuno. Ma la cosa che è interessante, se volete, qua è la possibilità di usare dei sistemi temperati localmente. Cioè, per esempio, questo è fatto prendendo questo rapporto, il rapporto che c'è tra queste due frequenze, e dividendolo in parti uguali, in maniera che, per esempio, sia che saliate o che scendiate, avete sempre le stesse frequenze. Oppure potete farlo in altro modo. Non è, cioè, il temperamento non è, però il temperamento è una cosa utile, nel senso che equipara diciamo, il passaggio discendente al passaggio ascendente, cosa che invece con gli intervalli naturali non è tanto. Cioè, gli intervalli naturali, per esempio, complicano un po' la cosa, perché nulla vi vieta di fare una cosa di questo tipo. Cioè, questi adesso lo faccio semplice. No, aspetta, fermi. Questo passaggio qua, metteremo qua. Nulla vi vieta che allora, questo è il mio intervallo, adesso lo divido in tre perché si veda bene, aspetta, ingrandiamolo pure un po'. Nulla vi vieta che abbiate una suddivisione fatta così. Queste sono le note di passaggio. Vedete che vanno verso questa direzione qua. Naturalmente ci siamo capiti, possono essere benissimo viceversa. E invece poi a scendere mettete un altro tipo di intervallica, cioè che adesso coloreremo in maniera diversa opportunamente. Facciamo questo. A scendere avete una situazione invece così. Capite? Però diciamo che questo è un sistema più complicato, cioè adesso ve lo voglio, cioè stiamo partendo da situazioni relativamente semplici, sono sempre più complicate del sistema temperato, ma d'altra parte, no? Ok? Tutto chiaro? Sì, Tutto chiaro. Ok, quindi voglio dire, cioè, dovete far correre l'immaginazione su queste cose, ma vi propongo di progettarle senza ascoltarle, perché non importa veramente il risultato. Cioè, vedi che anche in una cosa che è relativamente, co come vi ho detto anche l'altra volta, a me interessa molto il progetto, perché mi interessa che voi cominciate a pensare alla musica facendo dei ragionamenti logici. Cioè, non è che non esiste la logica musicale, non è che dobbiamo regolarci solo su come sentiamo le cose. Possiamo cominciare a immaginare delle cose che dice, ma secondo me questa funzionerà bene. Poi dopo si sbaglia, eh? All'inizio è ovvio che si commettono degli errori, ma dagli errori si impara un sacco. Capite? Siamo, cioè,
gli errori ci consentono di cogliere degli aspetti che la prossima volta che andiamo a fare le cose non cambieremo il nostro atteggiamento, ma se non pensiamo mai, cioè in un certo senso, se reagite dal punto di vista percettivo, ma senza capire perché una cosa vi piace di più di un'altra, perché anche quello si può fare. Uno ascolta della cosa e dice: oh, scelgo questa perché mi piace di più, no? Dopodiché non ho imparato niente. Imparo nel momento in cui dico: ah, capisco perché mi piace di più. Mi piace di più perché per questo e quest'altro motivo. Allora sì. Ma il problema è che spesso e volentieri non lo sappiamo perché ci piace di più. Capite? Sì. Allora, per esempio, se volessimo costruire, adesso dato che abbiamo un po' di tempo prima di fare una pausa, se volessimo costruire un sistema di questo tipo, come faremmo? Aspettate un attimo che intanto salvo questo. Allora, questo è usiamo sempre o volete farlo voi? Volete usare voi un sistema? Preferite che lo faccia io? Non lo so, come volete. Io userei sempre Octave perché Octave è quello che ci permette di lavorare meglio sulle Oh, beh, singole Octave. cose. Volete aprire voi una finestra con Octave oppure volete che lo faccia io? È solo, non voglio che vi addormentiate mentre io sto lavorando. No, preferisco che lo faccia lei così almeno andiamo un pochino più veloci e capisco meglio. Se no diventa Ok. tipo forse più Tu, rilevante. Leonardo? Per me va più che bene anche aprirla come preferisce. Ce l'hai Octave? E la 6.2.0? Ah, boh, anche la 3.1.1, non me ne importa niente. Sì, Apri finisco in quello che hai. tanto ci mette, dice 20 secondi, quindi c'è un aggiornamento dell'applicazione. Ah, no, vabbè, allora aspetta, Ne parto avevo io quasi poi fatto, caso. infatti. Ok, come Sì? vuole. No, no. Vabbè, vado. Qua dice 12 secondi rimanenti, quindi credo che ci metta poco. Vabbè, parta lei e poi al massimo appena finisce di fare Sì, te lo passo l'aggiornamento. via Slack. Aspetta un attimo, questo è questo, ok. Condividiamo questo. Ok. Allora, qua ho salvato questa cosa qua, ok. Allora, come abbiamo fatto l'altra volta, prendiamo Octave sì, ci sta mettendo più di 12 secondi a partire, ma va bene. Edit, scale e note di passaggio.m. Ok, questo lo buttiamo via e facciamo subito. Allora, mettiamo il nostro do sta sempre a 261.6 e poi va bene, per stavolta, giusto perché siete voi, facciamo che la nostra base dell'ottava è 2. Quindi siamo all'interno di un'ottava. Ok? Quante note pigliamo per ottava? Dite un numero. Pronto?
Pronto? Ci Oh, siete? direi che 7 note per ottava. Sette? No, sì. Beh, 7 note per ottava. facciamo note. 9. Ok. Allora, il numero di note è 9. Ok? E adesso le distribuiamo secondo una le distribuiamo in una scala temperata rispetto alle temperata rispetto a queste nove, note 9, 9 note, quindi questo è moltiplicato per base punto elevato a questo va da beh, facciamone tante di note, non solo una sola ottava, ma facciamolo andare da meno 18 a più 18, quindi 4 ottave, diviso n note. Ok, beh, guardiamolo un attimo, vediamo che come sono queste scale note di passaggio sono F, queste sono le nostre frequenze. Vedete che 261,6 sta qui. Questo è il nostro Do centrale, no? Poi c'è l'ottava sotto che dovrebbe essere questa. Vediamo quante note ci sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Poi c'è quest'ottava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, questa è il Do dell'ottava sopra, e così via. E qua c'è un'ottava ancora sopra fino al, diciamo, il Do 4. Ok? Le note che ci sono in mezzo sono le note centrali della nostra scala. Ora però vi pongo un problema. Siccome avevamo deciso di fare avevamo deciso di fare delle note che siano come dire, che siano distanti tra loro le note centrali, mentre in mezzo ci mettiamo delle note di passaggio, io propongo di farne in realtà meno, propongo di farne 6, perché sono un po' troppo vicine tra loro, non so se ve ne rendete conto. Io ho detto di farne 7. No, 7 sono proprio quelle diatoniche, quindi uno dice 7 no, però 6 forse sì. Eccola qua, in realtà bisogna fare una piccola correzione, che questo non è 61,6 ma 63. Diciamo che questa è la... Però certo se ne possono benissimo fare 7, ok? Sono ancora abbastanza vicine. Però qua possiamo provare a fare un discorso. Il discorso che possiamo provare a fare, beh, intanto guardiamole. Direi. Beh, qua possiamo fare da meno 18. No, qua adesso sono meno 12. A 12. Qui 6 però appunto sono la metà di 12, quindi questi sono scale esatonali. No? Questo già ce lo possiamo aspettare. Queste sono scale conosciutissime. F.
Ah, però non lo vedete. E poi comunque non l'ha fatto perché c'è stato un errore. E l'errore è che il size TF quant'è? 37. Perché sono 37? Che 12, 24. Ah, perché? Cale e note di passaggio. No, ma 6 non va bene. Va bene, facciamone 7 come dice Leonardo. Facciamone 7, pure queste saranno problematiche, ma quindi 7, andiamo da meno 14 a più 14 e vediamo. Questa è, allora, 261,6 è questo è il nostro do centrale, questa è l'ottava sotto e questa è l'ottava ancora sotto, mentre invece questa 523 è il do 4 e questo è il do 5. Ok? Adesso il punto è che a seconda dei gradi della scala si potrebbe fare una quantità diversa di note di passaggio. Beh, adesso un modo semplice di farlo è che sostanzialmente tra ogni intervallo si sceglie una quantità crescente o decrescente di note di passaggio da inserire, no? Adesso quant'è questo? È size DF, adesso quant'è? È 29, ma c'è 29 perché è. Dunque queste sono 7, quindi sono 14, 14, 28 più lo 0, cioè che è il nostro do centrale. Quindi, ma se io faccio un size di tra meno 14 e 14 mi viene pure qua 29, vero? Sì, perfetto. Allora io posso fare plot di meno 14 più 14 e qua plotto le mie frequenze. No, le plotto un po' meglio. Aspettate, voi non lo vedete, ma ve lo faccio vedere fra un attimo. Ecco la scala. Un attimo. E questa è questa, eccola qua. La vedete? Ok, e adesso queste vedete che dov'è lo 0 è il nostro do centrale, e questo è questa frequenza qua. Poi a 7 avete il do sopra, questo qua, e a 14 avete il do ancora sopra, e ci sono 7 note. Ok. Adesso qua in mezzo ci possiamo mettere delle note di passaggio, le quali non sono, non devono essere sempre uguali. Ok? Possiamo cambiare a seconda di una logica che possiamo specificare più o meno. Per esempio, considerando che ci sono meno hertz qui che qui, potremmo andare da una nota di passaggio a, per esempio, a 3, ok? Con tutte le varianti intermedie. Ok?
Questo volendo diciamo distribuire volendo fare una distribuzione più o meno uguale, se no si possono fare distribuzioni di vario tipo. Ora, per esempio, adesso torniamo ai nostri polli. Ok, allora adesso qua la cosa si fa un po' più complicata. Ripigliamo il nostro. Allora, adesso facciamo cosa delle note di passaggio. Vediamo un attimo intanto la differenza frequenziale che c'è su F, cioè perché così possiamo fare una sorta di condizione. Per vedere che differenza c'è tra F e cioè tra la nota successiva e la nota precedente, basta prendere l'array dalla nota successiva meno l'array dalla nota allora, punto meno, facciamo l'array alla nota precedente. Ecco, abbiamo fatto già uno sbaglio. Ah no, perché queste sono parentesi tonde. Io qua diventerò matto con tutti questi linguaggi. Realtà noi dovremmo cominciare a usare Python con NumPy invece di usare Octet, Ok, queste sono le differenze che intercorrono tra le varie note. Quindi all'inizio sono 6 Hz, poi 7, poi 8, eccetera, eccetera. E vedete che noi potremmo scegliere, diciamo, che sopra ai 25 Hz di differenza dividiamo per 3, sotto ai 25 dividiamo per 2, per esempio. Questa è una possibile. Come facciamo a vedere? Allora, per esempio, prendiamo solo la prima cosa tra 2 e 2 e 1 e 1, la prima differenza, no? Questo numero qua. Ah, questo numero qua, come si fa a dividerlo per 2 in maniera temperata, cioè rispettando la progressione geometrica? Ok? Questa differenza deve diventare la nostra base. Per cui se io la voglio dividere per un mezzo, cioè la voglio dividere a metà, non posso fare diff diviso 2, perché questo me la divide a metà in forma aritmetica, ma io la devo invece moltiplicare per 2 elevato a un mezzo, ossia la radice quadrata di 2. No, non va bene. Questo mi fa vedere il prossimo intervallo. La devo fare a meno un mezzo. Questa è la divisione di questo intervallo in due parti che sono geometricamente uguali, cioè stanno su una funzione di uguaglianza. Se la voglio dividere per 3, qua metto meno un terzo, no? E questa è una e meno 2/3 è l'altra. Ok? E così via. Cioè, in realtà è prima meno 2/3 e poi meno 1/3. È chiaro come devo fare?
Hello? Datemi un... Sì. Secondo me, come diceva lei prima, con un paio sarebbe sia più facile sia più abbastanza veloce. Ah, proviamo a farlo con NumPy. Un Io paio NumPy in una volta. me lo ricordo così così. Vabbè, ma se preferisce facciamo questo la prossima volta con NumPy, tanto credo che anche Vabbè, qui viene uguale, non è che... cioè... no, no, sì. Sentite, sono le 16:25, facciamo un 5 minuti di pausa, ok? Va bene, a dopo. A dopo. Giancolò. No, però dunque in realtà si può ingrandire un po' i caratteri, guarda un po' se con control più ci si ingrandiscono per caso. No, eh. Forse questa è la finestra di DOS, forse se vai in alto. Ah, ecco, così si è ingrandito. Ok, va in fondo. Dunque, qua se tu fai edit, aspetta, fermo, fermo. Tu fai edit, questo come si chiama? Scale, note di passaggio, scale underscore. Fai edit, spazio, scale. Underscore, note di... no, l'underscore è quello, sì. Note, aspetta, fai tab, prova a fare tab. No, aspetta un attimo, devo vedere com'è il... scale con... no, allora, no. Si chiama scale e note di passaggio. E underscore, note, underscore, eccetera. Prova a fare tab qui, vedere se espande. No, non espande. No. Ok. E non lo apre? Non te lo apre. Oh, vabbè. Allora qua niente. No, però dunque, questo è l'octave da linea di comando. Ce n'è uno che è La GUI? da GUI, sì, però qua c'è scritto No, Octave GUI, glielo ma no, metto subito. perché forse è meglio quello, perché così vediamo più cose, no, se non abbiamo... Ok, sì, adesso... Dobbiamo, dunque tu ti devi mettere, guarda, in alto la cartella, devi usare la cartella che stai usando adesso per dove hai messo questo file, per esempio. E dove ho messo il file di testo, questo che chiama Questo NumPy. che ti ho mandato, sì. Ok, arrivo. E io l'ho messo sul desktop. Vabbè, ci faccio una cartella velocemente. No, 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 va benissimo anche sul desktop, però devi cambiare questa cartella. Allora, scegli, vai sulla cartella e sì, lì ci sta backslash scrivania, tipo, non so, desktop, non so come si chiama. Forse fai meglio a farla, ok, invio. Lo trova? Sì, sul desktop. Sì, sto guardando. Ok. Ah, però l'hai chiamato appunto txt. No, no, ma... no, no, non va bene così. Scusa, leva questo file, questo lo puoi buttare e apri invece quello che ti ho mandato che è scale bla 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 punto m. Dovrebbe essere un punto m. Che altrimenti lui non lo legge bene. Eccolo, a posto.
Ok. Me l'aveva salvato in TXT e non so perché. Ma sì, vabbè, questo è quello giusto. Ok. Adesso se puoi ingrandire un po' i caratteri, ecco, grazie. Allarga pure questa finestra, tanto quelle finestre laterali sono piuttosto inutili. E poi sotto c'è un vabbè, c'è sotto vedrai che c'è una tab con finestra di comandi e va bene. E quella useremo quella poi per torno all'editor. Allora, adesso quindi noi dobbiamo andare su ciascuna nota e ficcarci dentro le note di passaggio, ok? Allora, facciamoci un array diciamo pure vuoto di note di passaggio, np uguale aperta parentesi, chiusa parentesi, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra. È un array vuoto. Lo dobbiamo riempire. Fai punto e virgola qua, dopo la parentesi quadra. Ok, vai a capo. Oh, adesso prendiamo tutte le note a partire dalla seconda. Quindi fai for spazio n uguale, no, questo non è Python, questo è Optare. Uguale 2 punto length, no, 2 punti, scusami, non punto, length di aperta parentesi F, che è il nostro array delle frequenze. Dopodiché andiamo a capo e mettiamoci un end subito, così lo chiudiamo questo, ok. Però adesso dobbiamo scrivere in mezzo tra il for e l'end e dobbiamo scrivere quello che c'è da fare. Vabbè. No, va bene. Ok. Allora, adesso noi pigliamo la differenza, calcoliamo la differenza tra la nota successiva, che sarebbe appunto n uguale a 2, e n meno 1. Quindi scriviamo diff, quello che abbiamo fatto prima, uguale f di n, aperta parentesi, n chiusa parentesi, no, f di No. aperta parentesi, diff Uguale uguale f di aperta parentesi n, parentesi 2 n. n, meno la frequenza precedente, f di n meno 1. Ok, e qua allora adesso qua dobbiamo fare due cose. Se la differenza è minore di 25, allora dobbiamo fare una cosa. Se la differenza è maggiore di 25, noi dobbiamo fare un'altra. Quindi qua facciamo un if maggiore di 25, facciamo una certa cosa. Else, adesso poi dentro ci scriveremo dentro. No, else no. Se non è maggiore è minore, per cui è per Sì, è forza minore, sì, else. o minore o uguale. Ma qua conviene mettere maggiore o uguale. Ma fa lo stesso, cioè maggiore o uguale vuol dire che cioè, se c'è una frequenza che è proprio 25, gli casca dentro, no? Se no, questo è solo fino a 25, cascano tutte nel caso inferiore. Ok? Allora, Sì. vai sotto, sotto l'else, metti un altro end. Qua ce n'è un end, ma è l'end del for. Adesso dovresti allinearli in maniera che li vedi. Questo end qua deve essere allineato con l'if e anche l'else dovrebbe. E questo no, questo deve essere allineato col for, quindi a inizio riga. Ok, a posto, e questo pure. Bene,
Questo così è tutto bello ordinato. Se vuoi puoi salvare, non che abbiamo fatto ancora niente, ma ok. Adesso, allora, se l'if è maggiore di 20, la nostra suddivisione è per 3, no? Abbiamo detto. E quindi vai a capo e scrivi div uguale 3, punto e virgola. No, devi mettere punto e virgola anche sulla riga Vero, 10, punto virgola. se no, qua ci fa un casino questo. Sulla virgola, ok, altrimenti div uguale 2. No, però vai a capo, mettilo a capo, va, che è più ordinato. Non mi era andato a capo. Va bene. Ok, allora adesso facciamo la parte superiore, ok? La parte superiore è che deve fare allora qua partiamo da zero, facciamo alla riga 12. Dunque, noi dobbiamo fare meno 2 terzi, meno 1 terzo e basta. Quindi qua dobbiamo fare for. Alla Vai a riga capo. 13. Sì. For, adesso facciamo k. No, non è in, for k uguale. Dunque, lo facciamo da 0, 0, 2 punti, div meno 1. In realtà questa parte uguale, no, sai cosa? Che tu, questa parte potrebbe essere messa tutta sotto. No, niente, qua facciamo soltanto l'if c'ha solo queste due cose. Quindi qua, questa si può levare, la mettiamo proprio direttamente sotto, perché tanto è uguale per tutte e due. Ok, di meno 1, allora dobbiamo fare qualcosa. No, no, tienlo sempre tabbato, perché così vediamo, cioè ci sono tanti for uno dentro l'altro. Allora, il primo, quindi, noi abbiamo lo 0 è allora, vediamo un po'. Se io per esempio la divido per 3 la frequenza, la divido, cioè tu, io prendo la differenza e ne faccio la divisione prima, no, non per 0, la faccio per 1 e per 2. Sì, quindi no, no, il for k, il k è da 1 a div meno 1. Quindi diciamo che nel caso di div uguale a 2 lo fa una sola volta. Però Quindi k va uguale bene. 1, 2 punti div meno 1. Sì, cioè va da 1 a div meno 1. Siccome quando div uguale a 2 div sarà 1, andrà da 1 a 1 e basta. Però lo fa. Anche perché se è 0 alla fine non. No, appunto, fa la frequenza, non fa la, cioè noi dobbiamo fare le frequenze che stanno in mezzo, non quelle che stanno. Allora, adesso vai ancora sotto. Qui tabba, lascia uno, indenta, no, fai un tab, ecco così, anche due, allora due spazi. Ok, allora adesso questo, la frequenza tal dei tali non è altro che F, dunque chiamalo NF, la prossima frequenza.
NF uguale la frequenza n-1, cioè F di aperta parentesi n-1, più moltiplicato, no? moltiplicato No, moltiplicato, però aspetta un attimo, moltiplicato. Allora, moltiplicato diff, elevato, cioè il diff va messo fra parentesi. Perché diff elevato, sempre dentro la parentesi, quindi asterisco asterisco, ma dentro dentro la la parentesi parentesi, elevato. sì. Aperta parentesi, K fra fratto div. Adesso vediamo se Benissimo. vengono crescenti, così dovrebbero venire crescenti. Ok? Aspetti, ma K va da 1, fa 1, da 1 a 2, meno no, va da 1 a 1 in un caso e da 1 a 2 nell'altro. 1. Ok. Dove Allora, l'avevo come insegnato K? dici? Dove l'avevo insegnato K? Scusi. Alla riga 16, for k che va da 1 a div meno A 1, meno 1. siccome div può essere o 2 o 3. O 2 o 3. Ok, sì. Ok, Nel scusi, ho. No, 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 va benissimo, va benissimo. Punto e virgola. Qui metti un punto e virgola. Ok, adesso dobbiamo appenderlo nell'array delle note di passaggio. Vai a capo. E qui lo metti a NP. Con dei tab o subito sotto? No, no, subito sotto. NP uguale. Allora, qua ci bisogna fare una concatenazione dell'NP precedente, quindi devi fare orzcat, che è, no, no, con l'H, è il cat orizzontale, cioè questo Ah, è ok. praticamente append, orzcat di aperta parentesi, NP, virgola, con NF. Ora, NF forse... Va, vediamo se funziona, se no bisogna metterlo dentro parentesi quadra. E così poi alla fine mi trovo NP fatto. Vai a capo, end, scrivi end. Vediamo se sta baracca funziona. Allora, adesso salva. E vabbè, mettilo. Beh, dovrebbe già essere salvato questo. Ti richiede dove salvarlo? No, salvalo su quello che stavamo già facendo, non chiamarlo in un altro modo. Tanto è solo un'estensione di quello che stavamo facendo. Ctrl S. Spazio di lavoro come scale note di passaggio. Sì, ma ok, Sì. va bene, ma come? In che senso? Abbiamo perso tutto? Come abbiamo fatto? Non ho mica capito. Io l'ho salvato dritto per dritto su documento salva. Scusa, è il file subito sotto a quello che hai selezionato lì. Questo qua, scale note di passaggio, infatti. C'è scritto questo. Ma che bello. Sì, aspetta. Non so se
L'ho trovato? Ha cancellato. Sì, sto provando a fare una cosa. No, ma cioè io ho fatto semplicemente salvato nome. Sì, no, ma ho capito, no, non è che ce l'ho con te, è che adesso voglio sapere dove sta. Se prendi un terminale, guardiamo col terminale E tiro fuori la scheda che è. Sì. di prom dei comandi. Perché vediamo subito dove sta. Cambio un attimo finestra di Fai CD desktop e fai type spazio scala, come si chiama? Prova a fare tab qua, guarda un po' se espande, perché eccolo, invio. Caro mio, ce l'ha ruspato. Non è molto carino da parte sua. Vabbè, allora, ok, riprendi il Locked GUI, non ho capito perché l'ha fatto così, ma lo possiamo comunque rileggere, abbiamo perso quello che abbiamo fatto, ma lo rifacciamo in fretta, riprendiamo quello che c'avevamo prima. Credo di essere crashato da Jitsi. Tu? Ma Sì, io ti mi si è sento. frizzato. No, ci sei. Mi Ok, no, forse no. Succede? Dove siamo? Lasciato Google Chrome. Sì. Ok, quindi tu sei adesso. Ok, aspetta che levo l'altro. Quale sei? Quello verde o quello blu? Sono quello che si sta condividendo, credo quello blu, quello verde era quello Il vecchio. là. Allora Vabbè, ma sto buttiamo vedendo. fuori quello vecchio. Aspetti che riscarico Però ok. l'autostack. Salvalo in un posto dove. No, anche sul desktop. Però appunto con la cosa punto M. Eccoci qua, questo qua era quello di prima. Ui, Ok. che dolore, bisogna riscrivere tutto, va bene. Questo qual è? Punto txt o punto m? Com'è? Io non ci vedo, eccolo. M. Carino, anche di passaggio uno Va punto M. bene, dai, riscriviamo tutto da capo. Allora, np uguale aperta quadra e chiusa quadra. Punto e virgola. Sì, Devo mettere un M in questa fase. allora fai una cosa, tu continua sempre a salvare, fai Ctrl S da qua. Ctrl Sì, S, ora ho capito, ok. non fare più Ecco. quell'altro. For, adesso facciamo for n uguale 2, 2 punti, no. Uguale 2, 2 punti, da 2 fino a length
di, aperta parentesi, F. Ok, vai a capo, ma length non è scritto bene, mi sa. È length th. Length th. Sì. Ok, e poi qua mettiamo che la differenza diff è uguale a f di n meno f di n meno 1 punto e virgola. Poi facciamo così, facciamolo diverso, scrivi div uguale 2 punto e virgola. If diff è maggiore di 25, no, però sta nell'if, maggiore di 25, allora div uguale 3 punto e virgola. Salva. Ok, scendiamo sotto l'endif. Adesso, no, questo va bene perché l'abbiamo messo uguale a 2, ma se if è maggiore di 25 è uguale a 3, quindi sarà in generale uguale a 2 e sarà uguale a 3 solo se if è maggiore di 25, ok? Quindi for, adesso for, no, l'endif ci stava benissimo. Adesso gli scrivi for k uguale, che va da 1 a 2 punti, div meno 1. Ok, vai a capo e adesso tabba due volte e facciamo la prossima frequenza, la nota di passaggio, fai tabba due volte, un'altra volta ancora, ok? NF uguale, allora, no, questo è fatto su, ok, era pure sbagliato come l'avevamo fatto, f di n-1 allora, questo è moltiplicato per diff, no, non va bene, aspetta un attimo, questo, che diff è una frequenza, quindi questa è una frequenza, quindi aspetta, sopra il for, sopra la riga 16, mettici un'altra riga, perché bisogna mettere la relazione tra le due frequenze. F ratio
ratio con la I uguale f di n fratto f di n meno 1. Questo è il rapporto che c'è tra le due frequenze che mi serve. No, meno 1 deve stare dentro la parentesi. Dentro sì, prima E punto e di virgola. Punto iniziare a uscire dalla parentesi. e virgola lì. Ok, adesso qua io faccio f di n per f ratio elevato Sempre in parentesi. dentro la parentesi, sì. Elevato dunque quando io faccio questo deve fare così, sì, elevato a aperta parentesi k fratto div, no? Io divido l'intervallo che c'è tra tutte e due le parti, ok, salvalo. Vai. È giusto così? Sì, ci sono un po' troppe parentesi, non fa niente. Va benissimo così. Quale leverebbe queste code a F-ratio? Cioè quelle prima di F-ratio? No, leverei quelle che stanno intorno a F-ratio perché non servono. Ok, benissimo, eh? Poi punto e virgola. E poi fai che NP uguale ORZ CAT con l'H, ORZ 0 Vero. aperta parentesi NP e NF, NP virgola NF, punto e virgola. Allora chiudi, fai un end qua per questo for, va bene. E poi vai ancora a Altro. capo e fai un altro end. Dunque, ok, mi pare che ci siamo. Salva, mo speriamo che... No, ma fai Ctrl S, cioè proprio Ok, brutta. ha salvato, ho aperto un'altra istanza di Octave per vedere se... Ok, allora adesso vai sulla finestra dei comandi. La finestra dei comandi... Sotto c'è un tab sotto. Sì, aspetti, mi scordo di questa cosa. Era coperto da... Sì. Ok, e fai scale, scrivi scale e poi fai tab, dovrebbe espandere. Ok, fai invio. No, no, basta fare invio. No, c'è qualcosa di più che è di troppo. No, scale note di passaggio, basta. Non... No, perché? No, 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 non vedo bene. Se mi ingrandisci ti posso dire, ma se no così non vedo niente. Ci ho provato, non È funziona. maledizione. No, cosa dice? Che cosa dice? Display, aspetti, no, scalinate, errore, phaser error, Ma ci sono due file? Ce n'è uno che si chiama aperta parentesi 1, che era quello dove avevamo fatto... quello Ah, aperto eccolo. parentesi 1 F Sai che quello è probabilmente quello che abbiamo... Allora, va senza M e senza controllato. niente. Scale e note di passaggio senza niente. Senza Vai. neanche uno tra parentesi. Torna indietro a tu, leva tutto. No, qua c'è l'aperta parentesi 1, chiusa parentesi, non va bene. Scala e note di passaggio senza niente. Ok, invio. Undefined. Ma qui c'è... Questo qual è?
Cazzo, non si può chiamare così. Ma perché lo fa così questo scemo? Punto M, basta. Non lo so, sì, se è punto M io non ci vedo, quindi. No, sì, ma non vedo. Ok. Scala e nota di passaggio senza punto M. E dovrebbe espandere. Scale di note di passaggio undefined linear 1 column 1. Ma sembra che non lo trovi. Ma non c'è un clear su. Sì, ma io vedo che lui metti sempre come se ci fosse un apostrofo o qualcosa. Fai clear qua. Sì, ma non fa il clear, cioè, questo funziona negli script per fare il clear di tutte Le note di passaggio punto M. ma senza il punto M. Ma c'è uno spazio dopo il note di passaggio, poi punto. Ma c'è anche sopra, c'è anche nel nome del file. Sì, no, nel nome del file non c'è neanche questo posto lì, non so perché non l'hanno fatto. Ah, comunque sì, c'è uno spazio prima del punto M, lo metto. No, lo devi levare nel nome, perché quello non lo può, cioè non lo può leggere. Ok, dai, invio. Caricato qualcosa. Invio. Ok, a posto, adesso l'ha fatto. Fammi vedere, adesso scrivi NP. Ok, queste sono tutte le frequenze. Adesso io non le vedo, ma dovrebbero essere tutte le frequenze intermedie. Facciamo così, facciamo editor. Questo è l'editor. Facciamo un nuovo, facciamo non così. Le copio tutte nell'editor così posso zoomare. Ctrl C, editor, posso fare. Sì, non è il massimo. No, vabbè, facciamo prima a fare. Dunque, io non vedo una mazza, ma leggimi allora. No, torna dove. Torna alla finestra dei comandi. Allora, tu adesso scrivi F. Mi sembrano poche queste frequenze. Allora, e adesso scrivi NP. Adesso leggimi la prima nota di F, che è 48, com'è? E Allora, la prima nota di F è 65. la prima nota di NP? 68. Bene. La seconda. Ok, quindi questa dovrebbe essere una frequenza intermedia tra 68, 65 e 72, no? Allora, la prima è 65 e la seconda è 72. E la terza? 72. 79. E in mezzo c'è quella sotto che 75 è 75. Poi da 79 a 88 e di mezzo c'è 83 Ok, va di bene. F. Adesso andiamo più avanti perché dobbiamo vedere. Dunque, ce ne dovrebbe essere una sul Do. Dunque, il Do è 261.63, che la vedo. Questa sta tra C'è 200 le Cioè, tra le F c'è 261.630, sì, e F, eh? È tra quello. le NP c'è 270.410. Ok, però aspetta un attimo. La frequenza immediatamente successiva a 261.630 è 200. 278 punti. Ecco, e in mezzo
ci sono due frequenze, 272. 279, sì. Quindi funziona, l'abbiamo fatto funzionante. Adesso proviamo a mischiarli. Allora, riprendi il file, riprendi l'editor col file. No, questo buttalo. Ok, adesso se puoi ingrandire un attimo. Ah sì, sì, scusa. Allora, ok, adesso sotto questo facciamo il plot di entrambi. Allora, per fare il plot di entrambi, dunque plot FPNP. Ma aspetta, non possiamo farlo così. Dobbiamo fare plot di F. Allora, dobbiamo fare due plot, però bisogna fare. Allora, alla riga 22 scrivi hold on, che vuol dire fai dei plot uno sopra l'altro, and. Allora, scrivi hold on. Poi vai a capo. No, no, va bene così. Così, così. Poi scrivi plot aperta parentesi. Ora, no, aspetta, qua dobbiamo mettere un asse per le. Allora, fai aperta parentesi tonda, aperta parentesi quadra. No, al contrario. Aperta parentesi tonda, la prima, poi aperta. La tonda e poi la quadra? Sì. 1, 2 punti, length di F. Nella quadra. 1, 2 punti, nella quadra, length di F. Questo è l'asse delle X, cioè le numero sostanzialmente. Aperta parentesi, F, chiusa parentesi. Ok, dopo la quadra metti virgola e scrivi F. Questo è un primo plot. Poi fai sotto un altro plot che è con aperta quadra 1 a length di NP. Adesso non so se vengono allineate queste, forse no. Senti, facciamo un'altra cosa, scusami, perché sì, però no, così non mi vengono, mi vengono dello stesso. Facciamolo allora. No, il primo plot lo fai con le crocette, cioè il che vuol dire che fai length di F, virgola, apici, virgola, apici, più, in mezzo agli, no, no, apici sono le virgolette, sì, quelli vanno benissimo, più. Mentre quell'altro lo fai NP, virgola, apici, asterisco. Così uno lo facciamo con il più, l'altro lo facciamo con gli asterischi. Ok, poi sotto scrivi hold off. Ok, in alto allo script, alla riga 1, scrivi clear-a. Così fa il clear di tutto. Spazio meno A. Spazio meno A output. Meno A, meno A. Ah, ok, avevo capito output. No, no. Ok, salva. E vado nella finestra dei comandi e lo lancio. Sì. Dovrebbe aver fatto un plot che noi non vediamo. Tu lo vedi? Vediamo, ok, allora. No, aspetta, prova a vedere se ce l'hai per caso. A me è uscito, a me è uscito. Ok, allora noi non lo vediamo. Eccolo qua. No, no, ma adesso però l'hai scassato. Ok, sì. Diciamo che si capisce, solo che
Sì, siccome sono molto più numerose. Dovremmo in qualche modo mischiarle insieme. Lo vedete, no? Cioè, il problema è che sono molto più numerose le note. Però dal punto di vista frequenziale si trovano in mezzo alle frequenze. E si vede che fanno una gobba quando fanno l'if che passano da 2 a 3. No, la cosa che non mi piace tanto è che nella parte bassa, sì, però si vedono, sono sostanzialmente incollati verso l'alto. No, allora dovremmo plottarli in un altro modo. Scusami, facciamo un... Lo chiudo questo. Sì. Fai Q, credo che lo chiuda. No. Lo Allora, vedete. mischiamole insieme e ordiniamoli. Condivido Quindi, invece di com'è? condividerle lo schermo. Le ricondivido solo l'applicazione così non vede la barra e Ah, vabbè, sì, per me non è un problema. messaggio dell'applicazione. Ok, condivido. Ok, allora adesso mischiamole insieme. Purtroppo non riusciremo a farle separate, cioè per farle in maniera da riconoscerle faremo un po' di fatica. Fai una cosa, commenta queste linee ma non le levare. Per il commento ci metti un percento davanti. Da hold on a Sì, fino a hold off. Metti un percento in maniera che le teniamo ma non le usiamo. No, lì. Ok. Adesso facciamo un cut delle due. Allora scrivi sotto alla riga 25. Scrivi total. Uguale, aperta quadra, no, fai total è uguale a F e a N, spazio NP. Spazio. Questo dovrebbe concatenarle insieme, oppure no, facciamolo così, facciamolo con ORZ CUT sempre. Fai total uguale ORZ CUT, no, senza parentesi quadre, aperta parentesi, no, F virgola NP. Ora però bisogna ordinarle perché queste sono disordinate così, punto e virgola. E vai sulla finestra dei comandi, scusa, per vedere come si fanno a ordinare, prova a fare help sort. No, quello. Fai Ctrl C qua. Ecco, cosa c'è per sortare? Allora, F virgola I sortite. Sì. Come funziona sta roba? Vabbè, proviamo a farlo brutalmente, dai, dovrebbe funzionare. E torna all'editor. Scrivi total uguale sort total. Lo
il totale, no, aperta parentesi, sorta, aperta parentesi, chiusa parentesi, sorta, aperta parentesi, total, chiusa parentesi, punto e virgola. E adesso fai plot. Aperta quadra 1 2 punti length di total apra parentesi length aperta parentesi total chiusa parentesi. Ok, poi dopo la parentesi quadra, virgola, total. E qua plottiamo tutto insieme. Il problema è che non vedremo più, non le vedremo più separate. Ah sì, aspetta, forse non ho fatto controllare. Ora le vediamo insieme, aspetti che Sì. tutto lo schermo. Ma questa è fatta a crocette? Mi sembra No, fatto. Ah, non l'abbiamo messa le crocette. non l'abbiamo messo, se vuole lo metto Sì. in Sì. secondo Bisogna metterle, se no non vediamo le singole. piano. Come lo vuole fare? Con Coi i più. dischi o Va con... bene quel più che fa le crocette appunto. Hai salvato? Sì, qua, Sì. Ok. eccolo. Vedino, sì. Sì, diciamo che però adesso non vediamo quali sono le frequenze centrali, ma all'inizio le frequenze centrali sono una ogni due, no? Mentre dopo le frequenze centrali sono una ogni tre. Ma mi sa che quelle frequenze centrali sono quelle più evidenziate, così No, no, come non è quelle... possibile perché lui le ha azzerate tutte. Probabilmente appunto con NumPy e Matplotlib probabilmente si può fare qualcosa di meglio dal punto di vista dal punto di vista del plotting. Ok? Bene, va bene. Questo è diciamo. Questa è un'altra possibilità, avete capito? Cioè, prendete delle note, cioè, separate le note tra note più importanti, diciamo, e note meno importanti, e le usate con certe regole. Le note più importanti le usate in un certo modo, le note meno importanti le usate in un altro. Ok? Milo, ci sei? Ti sei addormentato? No, io sono. Stavo seguendo. Ok, va bene, questa è la separazione dello spazio delle frequenze. Come vedete, c'è molto da inventare qua. Cioè, veramente potete fare veramente quello che vi pare. Cioè qui abbiamo fatto un sacco di scelte, abbiamo diviso lo spazio in ottave e così via, ma potremmo non dividerlo in ottave, non dividerlo per un numero così alto, ma per un numero più basso di note centrali e più alto di note di passaggio e così via. Potreste prendere un'altra regola, per esempio di scegliere a caso le note, ma proprio a caso le frequenze,
E poi vedere quali sono quelle che sono più vicine a, per esempio, le frequenze della scala temperata o della scala naturale, e decidere, che ne so, di escluderle oppure di tenerle come note centrali e le altre come note di passaggio o viceversa. No? Cioè, la quantità di cose diverse che potete decidere di fare è veramente molto elevata. Ok, allora adesso invece ragioniamo sul ritmo. L'altra volta abbiamo cominciato a ragionare sul ritmo. E continuiamo il ragionamento. Ok? Allora, avevamo detto il ritmo è una suddivisione. Intanto per cominciare, diciamo, per partire da qualche parte, è la suddivisione ordinata del tempo. Io questo lo salvo e glielo mando su. Su, ecco, fallo subito, va, così poi ce l'abbiamo. Avevamo visto Dovrei averlo mandato. sì, l'ho ricevuto. Allora, avevamo visto avevamo visto l'altra volta la suddivisione uguale in frammenti uguali. Ok? Questa suddivisione è in frammenti uguali, ma non è detto che sia stabile. No? Voi sapete benissimo che in musica, forse non nella musica di consumo, ma nella musica, diciamo, di tradizione storica, è pieno di accelerandi, rallentandi, momenti in cui appunto c'è un'instabilità della pulsazione proprio, non tanto del ritmo. Ok? Quindi l'altra volta avevamo visto, e per esempio questo lo possiamo in qualche modo lo posso recuperare. No, questo non è lui, ma possiamo recuperare la lezione dell'altra volta per vedere quello che avevamo fatto, dato che c'era solo Milo, cerchiamo di fare un attimo. Aspettiamo se ci riesce. No, faccio questo. Dunque, dove sta la mia Chromium Tab? Questo. Aspettate, cosa ho fatto? Ho aperto due. No. Scusatemi, ci siete ancora? Ah, no, perché io nel frattempo avevo aperto un'altra finestra di Jitsi. Mi ero sbagliato nel confondermi. Allora, adesso apriamo invece questa. Ok,
questa. Arrivando, queste sono le devo arrivare alla lezione dell'altra volta. Nella lezione dell'altra volta avevamo, questa è la lezione dell'altra volta, e avevamo visto che la pulsazione, questa riguardava le note, eccetera, eccetera, la pulsazione. Questo è l'andamento del tempo a seconda del metronomo, no? Il periodo diventa sempre più breve man mano che sale il metronomo e quindi fa una sorta di iperbole. Avevamo fatto un andamento temporale in cui il metronomo cambiava, anzi c'erano due metronomi che andavano, uno che accelerava, e rallentava, poi ridiventava sempre 96, e l'altro che rallentava e poi accelerava e ridiventava sempre 96, e qui si rincontravano i metronomi. Quindi, diciamo, le pulsazioni cambiavano, e questo era il grafico delle pulsazioni. Vedete che ci sono, questa è la pulsazione che accelera e rallenta. Vedete che qua è più corta, qua è più lasca, qua è più corta, qua è più lasca e così via. Questo è al contrario. Quando questa è più lasca, queste, l'altra è più corta e così via. Va bene? Quindi questo è un andamento metronomico separato in cui i due metronomi si allontanano, poi rivanno allo stesso tempo, poi si allontanano, poi rivanno allo stesso tempo e così via. Naturalmente potremmo anche, in questo caso non c'è questa, noi potremmo imporre che si ritrovino allo stesso tempo, cioè ritornino in fase, però per fare questo bisogna farsi un po' di conti riguardo, perché queste per esempio, questa accelera molto di più di quanto questa rallenti, ok? E così via. Qui siamo soltanto a livello metronomico, cioè a livello di pulsazione, ma naturalmente voi sapete benissimo che il ritmo non è fatto di sola pulsazione. Rispetto alla pulsazione c'è una ulteriore suddivisione interna della pulsazione che a questo punto prende vari. Diciamo che può prendere varie strade, nel senso che la suddivisione interna produce per esempio degli accenti ritmici. Per esempio, se io faccio ta 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 ta
registrazione vari o non vari, perché io potrei fare ta 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 ta. Tengo sempre lo stesso ritmo, ma cambio la pulsazione, no? Diciamo, il ritmo organizza il tempo in accenti, nel senso in momenti, diciamo, un po' come le note di passaggio e le note centrali. Organizza il tempo in tempi cosiddetti forti e tempi deboli, no? Questa è l'organizzazione metrica del tempo. Ora, nell'organizzazione metrica si fa di solito riferimento alla poesia greca, perché la poesia greca aveva fatto una suddivisione precisa, anzi molto elaborata, diciamo, della suddivisione degli accenti, no? E generalmente, per esempio,
la suddivisione forte debole, no? Un ta, un ta, un ta, un ta. Anzi no, veramente questa è ta, 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 un ta, un ta, è la suddivisione trocaica, cioè il trocheo, cioè un battere e un levare, ed è fatto appunto con la mano. Adesso aspettate, rimetto il video così. La cosa si chiama battere e levare, mo perché non vedo niente, perché sto qua. La cosa si chiama battere e levare perché è fatto proprio con la mano. Pa, un, pa, un, pa, un, no? E questa è la suddivisione cosiddetta trocaica. Poi c'è la suddivisione spondaica invece, che è quella levare, battere, è quella che facevo prima. Un pa, un pa, un pa, è quella che si fa per esempio con le note in levare all'inizio di un pezzo, si parte in levare, non si parte in battere, e quella è una suddivisione cosiddetta spondaica. Se non mi sbaglio, poi Jean Baptiste Lully, quando stava appunto battendo una spondaica, quando si è dato il peso sui piedi, è morto. Ah, questa non la sapevo. Questa... Sì, la sapevo anche io questa cosa. Quando mi hanno raccontato quando facevo il solfeggio cantato. E Ho capito, diciamo, si vede che deve essere un aneddoto comune. Sì, sì, si è andato sul piede. Si è andato sul piede e gli è andato in cancello il piede. Ah, la miseria, Madonna Santa, che fine tragica. Va bene, comunque diciamo che poi per esempio ci sono cioè il cosiddetto verso dattilico, che è ta un un ta un un, cioè con due levari e un battere, no? E che ovviamente si presta per esempio a un tempo dispari, perché dopodiché tutti questi accenti si organizzano, come voi sapete bene, insomma questo è, diciamo, nozioni comuni dal punto di vista ritmico della musica. Il tempo poi si organizza in tempi pari, tempi dispari, in tre quarti, il quattro quarti, il cinque quarti, il sette ottavi e così via, no? Sono tutte cose abbastanza diciamo metri pari e metri dispari sono abbastanza moneta comune ormai dall'inizio del Novecento in poi. E anche il cambio di metro, il cambio metrico dal metro pari al metro dispari, da Stravinsky in poi, diciamo che è abbastanza, ma anche Brahms lo usava, non era una cosa troppo Quello che è interessante notare è che come esiste una consonanza e una dissonanza frequenziale, esiste naturalmente anche una consonanza e una dissonanza ritmica. Cioè la consonanza consiste nel far collimare tante cose insieme, no? E la dissonanza consiste nell'allontanarle, nel disordinarle per poi farle ritrovare ordinate, no? E questa cosa qua, per esempio, la possiamo fare in tanti modi, cioè per esempio facciamo questo, lo potreste fare come compito per la prossima volta, un compito abbastanza facile. Fate delle note percussive con sole sinusoidi, ma percussive stavolta, così anche imparate a farle, brevi,
fate per esempio dei poliritmi tipici, per esempio del free jazz, tipo 5 contro 7 contro, cioè fate varie note, no, varie voci, magari le mettete tutte a frequenze diverse e fate una pulsazione molto lenta, ma all'interno di questa pulsazione ci mettete una suddivisione in 5, una suddivisione in 7, oppure una suddivisione in 5, una in 6, una in 7, una in 8, una in 9, una in 10, una in 11. Fate conto. Ok? E Ma sentite. questo migliore potrebbe andare direttamente dalla batteria, dato che questo fine settimana dovrei andare a studiare una roba per In che l'esame. senso direttamente dalla batteria? Come faresti? Se le registro un ritmo direttamente, cioè sto sulla batteria e me lo mando direttamente invece di farlo con le frequenze, avendo questa possibilità questa. Io preferirei che tu me lo facessi con le frequenze, ma con la batteria come Magari faresti? Lo suoneresti? sì, lo suonerei direttamente, cioè o lo suonerei io oppure se è troppo difficile chiedo al batterista di glielo scrivo e poi gli chiedo di No, ma io suonarlo. voglio una suddivisione precisa. Il problema è che quando si suonano, le cose non sono sufficientemente precise, secondo me. Ah, Cioè, il punto è ok. che se ne fai tante queste, fai 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, la cosa diventa piuttosto complicata, non vi pare? Cioè, non lo so, Beh, sì. ditemi. Ma appunto, siccome invece con C-Sound è relativamente semplice fare una cosa del genere, dovete scrivere un programmino di Python, secondo me, per farlo, no? In cui fate le varie voci. Però dovrebbe essere, pensate di potercela fare? E ci proviamo, se è lunedì prossimo chiediamo di aiutarci, insomma. Penso Ok. che quello. Ci proviamo, insomma. Va bene. E Sì, questa se però. riesci di spiegare velocemente quello che dobbiamo fare così me lo segno per bene sul foglio. Allora, fate per esempio. Aspetta, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 7 voci, ok? Che fanno solo delle campanelline. Allora, mettete per esempio un metronomo a 30 di metronomo, molto lento. Quindi 30 di metronomo significa che ogni pulsazione Sono 2 secondi. è 2 secondi, ma forse anche meno, potremmo mettere anche meno, potremmo mettere anche 20 di metronomo, ok? E poi questi 2 secondi li dividete in 5 parti. Potreste andare dalla voce più acuta alla voce più grave. 5 parti è la voce più acuta. 6 parti è un po' sotto. Potreste usare per esempio la suddivisione frequenziale che più vi piace, diciamo, di quelle che abbiamo fatto, oppure inventarvene una nuova. Non per forza, appunto, non scale temperate, non niente. Ah, Ok? quindi sempre atonale, insomma. Usate delle frequenze secondo una logica vostra, non per forza quelle scontate. Ok? Quindi fate 5, 6, 7, a scendere verso il grave, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sono 7 voci, mi pare. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sì. Ok? Cioè suddividete la pulsazione in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 e 11, ok? Ok, quindi 2 secondi sono 11 parti, No, 20. no, fatelo di 3 secondi, va. Fate a Di 20 3 di secondi. metronomo.
Ok, Poi ve lo perfetto. scrivo Grazie, sono molto bene, contento. adesso quando metto insieme la lezione ve la scrivo bene. Va bene. Comunque, cioè, dovrebbe essere molto complicato se farlo. Poi farlo No, bene è un'altra cosa, però come no, 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 compito. beh, farlo bene. Dovete fare delle campanelle perché se no non si sentono queste suddivisioni, Eh sì, infatti. ok? Quindi attacco molto veloce, Attacco utilizzo molto tutto. veloce e caduta esponenziale relativamente breve. Ok? Va Relativamente bene. breve significa 100 millisecondi, cose di questo tipo. Ok? E lo fate andare avanti per 20 secondi, non di più. Ok? Ok. Va bene. Beh, così si sente le voci 20 secondi, non so poco. No, è per questo che lo dovete fare a macchina. Perché farla a mano è una pizza. Farla a macchina, Ah, ok. le fa la macchina e voi non dovete fare niente, cioè dovete programmarla. Ok? Ok, va bene. Allora rimaniamo così. Bene. Perfetto, grazie mille. Adesso abbiamo mandato quello che dovevo mandare e ci vediamo domani allora. Domani per la seminario. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, buona serata. Buona serata.